È finito in parità il derby veneto fra Verona e la Nerossi Vicenza. È il punto che le due squadre si sono aggiudicato, benché non migliori di molto la loro precaria situazione di classifica. Consente tuttavia a entrambe di continuare a sperare. La vitale importanza della posta in palio faceva prevedere un incontro guardingo, duro, spigoloso. Si è invece assistito a una gara aperta, piacevole e corretta. Rompe per primo gli indugi il Verona al nono di gioco, con una incursione del terzino Sirena che costringe il portiere Bardin a un miracoloso salvataggio in due tempi. Ma è il Lanerossi ad andare in vantaggio al 23° minuto, quando su una dosatissima punizione dell'ala destra Vendrame entra Maraschi di testa e segna. Appena il tempo di mettere la palla al centro e il Verona pareggia. Alla ripresa del gioco fugge Mariani e sul suo cross Orazzi appoggia comodamente in rete. È il miglior momento dei padroni di casa veronesi, che dopo 6 minuti segnano nuovamente. È ancora l'attivissimo Sirena che si proietta in avanti e serve Maiori, il cui tiro al volo è assolutamente imprendibile. Si riscuote il Lanerossi, ma i suoi tentativi di ristabilire l'equilibrio gli fruttano solo al 37° una traversa colta in pieno da Vendrame. È il 10° palo colpito in questa stagione dal Vicenza. Nella ripresa i vicentini aumentano la pressione e pervengono al pareggio dopo 10 minuti. È un'azione un po' confusa e prolungata, con la sfera che balla sulla linea di fondo. Infine Maraschi riesce a toccare verso il centro, dove il giovane Vendrame riprende in sacca. Il terreno pesante e la fatica si fanno sentire, il ritmo diminuisce, ma i giocatori non rinunciano alla lotta. Ultime emozioni in chiusura di partita. Al 42° Bardin deve uscire a valanga sui piedi di Enzo. Un minuto più tardi ancora Vendrame, dopo un insistito dribbling, costringe Colombo a un difficile intervento. Poi il fischio di chiusura che trova Verona e Vicenza sul 2-2.